dobbiamo guardare la classifica perché la strada è ancora lunga per arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza. E niente, sono soddisfatto, spero di continuare su questa strada e di raggiungere al più presto la mia condizione al 100%, di arrivare al 100% di condizione. Non è stato facile per te all'inizio, anche perché è stato un inizio sfortunato? Sì, è iniziato con un paio di infortuni. A livello fisico sono stato un po', sono venuto a mancare sotto questo aspetto, per via di questo infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo da gioco. E niente, adesso sto piano piano sto recuperando e settimana per settimana spero di arrivare al top della mia condizione. Quanto è stato facile o quanto sei stato aiutato nel tuo reintegro in squadra? No, devo ringraziare il gruppo che mi ha sempre tenuto in considerazione, mi ha sempre fatto sentire importante. E niente, non è stato difficile sotto questo aspetto perché diciamo che il gruppo è umile e lavora sodo ogni settimana. E niente, qui bisogna lavorare e giocare la partita come se fosse una finale domenica per domenica. Dopo un filotto come quello che ha fatto l'Ancona può venire un po' di rilassatezza. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, di quello che possiamo fare. E niente, dobbiamo tenere i piedi saldamente a terra perché, come ti ho detto, il nostro obiettivo è ancora lontano e dobbiamo raggiungerlo al più presto. E sicuramente sappiamo che non dobbiamo sbagliare l'approccio alla gara perché è importantissimo e continueremo a lavorare in vista della partita a livello mentale e fisico.